Intanto, prima cosa, per chi seguiva già i miei video probabilmente vedrà che ho tagliato i capelli, sì, ma sono sempre io. Allora, in questo video, partiamo subito senza perderci in chiacchiere, in questo video volevo farvi vedere, come vi avevo già accennato, come ho organizzato la mia agenda, che è appunto una di quelle che vi avevo fatto vedere nello scorso video. Come anche vi avevo già detto, non ne ho soltanto una, ne ho più di una. Infatti utilizzo appunto quella che vi sto per far vedere da più tempo per i miei impegni personali. E quindi appunto, siccome ce l'ho ormai da un po', diciamo il suo setup, la sua organizzazione mi è già definita. E invece utilizzo anche l'altra agenda, quella più grande della Kiki K. Appunto come invece diario personale, ma ci metto anche, non so, i libri che leggo, poi vedrete insomma quando sarà completa. E poi utilizzerò, perché appunto questa è una cosa proprio nuova, un'altra Filofax, sempre nel formato personal, quindi nel formato medio, per contenere invece tutto quello che riguarda il lavoro, quindi appunto scadenze, spese, tutta la vita, diciamo, social, quindi il blog, idee per il blog, statistiche, eccetera. Però quindi appunto quelle le vedrete dopo, se vi può interessare. Invece oggi vi faccio vedere questa qua, che è appunto la mia agenda personale, e vi faccio vedere come l'ho organizzata. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, giro la telecamera e ve la faccio vedere. Allora, eccoci qua. Allora, come vi dicevo, questa qui è una Filofax o Filofax in formato personal ed è questa qua in pelle. Quindi si chiama Original Patent. Io poi ho inserito qua un ciondolino. Con questa farfallina, così, tanto per adesso, appunto, non so se mi piace, non so se lo terrò, più avanti vedremo. Allora, aprendola, innanzitutto vi faccio subito vedere qua lo strumento con cui scrivo. Allora, io scrivo con qualsiasi cosa, quindi penne, matite, veramente qualsiasi cosa, però prediligo, diciamo, le penne cancellabili perché così se sbaglio, invece che tirare una riga e scrivere a fianco che sprecherei spazio, preferisco appunto cancellare. Allora, questa penna qua è rosa, però io ce l'ho anche nera ed è di questa serie qua. Non so se metterà mai a fuoco. Comunque si chiama Tratto Pen Cancellic. Ecco, fidatevi. Si vede che è troppo piccola. Queste qua praticamente appunto sono delle semplicissime penne con la gomma sia in punta che qua in fondo e quindi si possono cancellare perfettamente. Qui dentro inserisco appunto questa qua, uno perché è rosa e due perché è piccolina, altrimenti sulla mia comunque scrivania ho anche questa qua che è una Pilot Friction. Anche qua, fidatevi, adesso non si vede. Questa qua anche è una penna blu, una penna gel, però cancellabile. Infatti ha un sistema diverso perché questa è una specie di gomma, ma non è propriamente una gomma, però permette appunto di cancellare. Qua a sinistra abbiamo poi un po' di cose, ovvero questi qua che sono dei segnapagina, quindi dei piccoli post-it. Quindi sono adesivi e servono appunto per segnare le pagine e li uso abbastanza spesso. Questi vengono dall'America, me li aveva regalati mia cugina. Poi qua in questa taschina ho sia dei post-it normali gialli e delle clips che non si sa mai. Poi qua ho un fiorellino così perché prima lo tenevo dentro, poi si è tolto. E poi qua ho inserito invece i miei biglietti da visita. Perché appunto non si può mai sapere. Allora,
La prima pagina, questa, dovrebbe appunto essere la dashboard, quindi semplicemente una specie, diciamo, di lavagna dove di solito si mettono appunto i vari post-it e si incollano qua, ecco. Allora, a me non piace questo sistema perché la prima pagina la voglio pulita e poi siccome ho fatto questo divisore che mi piace moltissimo, non volevo coprirlo con altre cose. Ho poi inserito questi adesivi, ecco, questo è solo un foglio trasparente, questi invece appunto sono i divisori che ho fatto io con una collezione, anzi due collezioni di carte che mi piacevano e, ho semplicemente in questo caso, visto che erano i primi, ho preso le misure e poi ho fatto i buchi, anzi prima li ho plastificati e poi ho fatto i buchi. Successivamente adesso invece li faccio ritagliare dalla silhouette i divisori. Dalla silhouette cameo. Se vi può interessare sapere come li faccio, vi faccio un video anche su quello, però è veramente semplicissimo. Allora, a differenza delle altre agende che appunto utilizzo, in questa non ho segnato qua nelle targhette a che cosa corrisponde la sezione. Vedete, no, anche qua non le ho segnate perché mi piaceva, visto che erano belle colorate, queste targhette mi piaceva tenerle così. Allora, poi appunto negli altri divisori invece ho scritto qua che cosa corrisponde alla sezione, non in questo primo perché mi piace così. Allora, qua ho messo il calendario su una pagina, quindi la vista del calendario, diciamo generale, è un file gratuito che ho trovato appunto su internet e sostituisce quello originale della Filofax, perché appunto non mi piaceva e l'ho stampato su un cartoncino abbastanza spesso. Le mie informazioni personali e poi qua ho tenuto tutte le pagine che erano già inserite nell'agenda. Allora, poi qui ho inserito invece una bustina con appunto degli adesivi, altri di questi fiori che avevo in giro per l'agenda e qua una targhetta appunto con una frase che mi piaceva. Questa bustina l'ho fatta io e come l'ho fatta? L'ho fatta con i fogli per la plastificatrice. In pratica ho scaldato con una punta del pirografo perché era abbastanza piccolina, soltanto tre lati e ho mantenuto aperto soltanto il lato superiore. Quindi se appunto vi mancano le bustine, siete accorti di bustine, sappiate che con i fogli della plastificatrice aperti, in questo modo, incollando soltanto i bordi, potete farvi delle bustine fai da te molto semplici e tagliandole appunto a misura potete farle di qualsiasi dimensione. Poi la seconda sezione, invece, come vedete appunto, io poi ho decorato con questi adesivi di Gorgeous e questi li ho fatti io, questi invece li ho comprati e qua scrivo appunto che cosa c'è nella sezione, quindi questa è la sezione un po' dei to-do, dei pensieri, delle cose da fare. Allora, le pagine qua dei to-do in realtà non le amo usare perché mi piace avere tutto all'interno dell'agenda, quindi anche se devo fare qualcosa lo scrivo piuttosto all'inizio del mese o all'inizio della settimana, però all'interno dell'agenda. Devo ancora organizzarmi sull'uso di questi to-do. Andiamo subito qua dove ho messo ho inserito, allora, questa è la sfida di fotografia che devo togliere da qua perché l'ho inserita nella Kiki K, quella più grande, che userò appunto per questo genere di cose. Poi vi spiegherò. Ok, ad esempio, appunto, qua nella sezione degli appunti scrivo, non so, tutti gli ordini che faccio online che mi devono arrivare. Qua scrivo le serie TV con cui sono rimasta indietro e che devo appunto ancora vedere e poi appunto utilizzerò queste pagine di appunti in questo modo per scrivere appunto quello che mi viene in mente. Questa sezione qua invece abbiamo sempre questi adesivi che ho ritagliato con la silhouette e questa è la sezione della spesa e della dispensa. Ovvero ho preso questo file stampabile gratuitamente che ho trovato su Pinterest.
dove appunto ho segnato quello che ho nel frigo e nel freezer e la data di scadenza e quanti ne ho. E così ho fatto un po' di pagine e questo appunto è molto utile. Ho scritto a matita così posso cancellare. Questo appunto mi è molto utile. Poi, nella prossima sezione è quella vera e propria dell'agenda, che è quella che sicuramente sfrutto di più. Allora, l'agenda inizia da inizio aprile perché appunto è quando ho acquistato l'agenda. Qua in alto, vedete, ho inserito delle targhette con i mesi corrispondenti, quindi aprile, maggio, giugno, eccetera. Così posso raggiungere velocemente il mese che mi interessa. Poi con una clips tengo insieme le pagine che non mi servono più così non danno fastidio. Poi, queste appunto sono le mie settimane. Io non amo decorare tantissimo, pasticciare le settimane dove scrivo perché comunque mi servono libere. Allora, queste erano ancora settimane di assestamento e partiamo invece da qua. Dove appunto vedete io appunto scrivo tutti i miei impegni, tutte le cose che mi servono, che mi serve sapere. Poi ad esempio ho degli adesivi così che mi sono fatta io con il tempo e quindi quando ho voglia segno sia il tempo meteorologico che il mio tempo interiore, diciamo, dell'umore. E appunto lo segno così. Poi con questo timbrino della bici mi segno anche quando vado a lavorare in bici, così so un po' quanto esercizio faccio. E così anche la settimana, vedete su una pagina che continua così. Poi all'interno inserisco allora queste pagine, ci sono per tutte le settimane e praticamente sono il menu settimanale. Anche questo è un file che ho trovato gratuitamente stampabile su internet. Qui appunto abbiamo la spesa e poi i giorni, io segno pranzo e cena. E poi all'inizio di ogni mese c'è questo piccolo calendarietto con i giorni del mese, che appunto utilizziamo per avere uno sguardo veloce, appunto una vista mensile, ecco. Allora, poi ad esempio questa qua è la settimana di adesso. Che devo ancora un po', sì, sicuramente decorarla con qualche washi tape, ma nulla di più perché appunto altrimenti poi mi confondo. Anche qua ci sono i menu, poi le cose che devo fare e qua appunto è ancora tutto da sistemare. E così avanti poi con tutti i mesi è sempre uguale così. Ad esempio anche a giugno c'è appunto anche qua il piccolo calendarietto, anche questo è un file che ho trovato gratuitamente stampabile. Ci sono gli ultimi due divisori, le ultime due sezioni che non ho segnato a cosa corrispondono perché sono piuttosto variabili. Allora, appunto in questa sezione ho inserito questo file stampabile che aiuta a tenere traccia di tutte le cose che bisogna portare durante un viaggio. Quindi appunto man mano che si fa la valigia si va a segnare che cosa si è portato qua? C'è la sezione, diciamo, dei vestiti su 3 giorni e invece dietro, allora qua appunto si segnano tutte le informazioni del viaggio e poi si continua con tutte le cose del bagno, tutte le cose mediche, elettroniche, eccetera, il trucco. Ok. Allora, siccome poi era ancora più lungo questo file, però queste sezioni non mi interessavano. Io le ho tagliate e ho risolto così. E qua appunto stampato per 3 o 4 viaggi, ecco qua. Poi in quest'altro divisore, non ve lo faccio vedere ma tengo le mie password, comunque in un file così, sempre stampabile gratuitamente da internet. Questi file in realtà non sono difficili da fare, infatti io li sto facendo anche io per poi appunto venderli all'interno del mio laboratorio. Se vi interessa, poi quando saranno finiti, vi farò vedere come li avrò fatti. Però intanto, appunto, questa era una prima sistemazione dell'agenda, quindi ho inserito questi file stampabili. Poi qua invece
ho inserito questo portapost-it che per me funge al posto della dashboard che non ho messo all'inizio. Questo qua l'ho trovato da Tiger, dovreste trovarlo ancora, dovrebbe esserci ancora ed è comodissimo, con un supporto in plastica e poi vari post-it. Poi questa qua è un'altra bustina di quelle che ho fatto io, sempre con le foglie per la plastificatrice, vedete? E qua ho inserito appunto questa card, che è una card di un Project Alive, però io l'ho inserita qua. Poi al fondo una pagina di note, il righellino classico di queste agende e poi la taschina che invece viene già con le agende, che è appunto la loro taschina in plastica, dove inserisco appunto gli adesivi del tempo e altri adesivi di Gorgeous che ho fatto io sempre. E poi niente, qua non ho ancora utilizzato questo notes e qua all'interno non ho appunto inserito nulla. Allora, questa era appunto la mia agenda, spero di esservi in qualche modo stata utile. Appunto, forse non vi ho detto che la maggior parte degli adesivi tridimensionali che ho vengono da Tiger, ecco. Diciamo che è il modo più semplice e più veloce per decorare l'agenda. Allora, spero che appunto il mio setup, la mia organizzazione vi sia piaciuta. Ci rivediamo in un prossimo video dove vi farò invece vedere come ho organizzato le mie altre agende. Se avete bisogno di qualche link, magari di qualche file stampabile che avete visto, ve lo cerco volentieri e ve lo metto poi nell'info box. Appunto, se vi interessano, lasciatemi un commentino. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!